Buongiorno a tutti, cari amici rossazzurri. Ieri sera si è giocata Catania-Cerignola 0-0. Arriva un pareggio, secondo 0-0 consecutivo in casa dopo quello col Picerno. Diciamo non un gran risultato per cercare di scalare la classifica. Abbiamo fatto 2 punti nelle ultime 3 partite. Insomma, è un momento un po' delicato per la squadra e si sta vedendo. Catania che comunque inizia la sua partita con solito 3-4-2-1 con Adamonis in porta perché Peters appunto infortunato ancora. Castellini, Di Gennaro e Anastasio a comporre il terzetto di difesa perché Gerardi era assente pure lui per un problema, per un acciacco insomma. Sturaro e Quaini a comporre il centrocampo con a destra Raimo e a sinistra Lunetta. Coppia di trequartisti in avanti e Stoppa e Jimenez. E punta ad Andrea. Comunque Catania che comincia questa partita, cioè nel primo tempo è la squadra che attacca di più rispetto al Cerignola perché ad esempio ha avuto un'occasione con Stoppa che ha tirato tipo quarto sopra la traversa e poi ne ha avuto un'altra diciamo poco dopo con Guaini che dalla distanza ha sfiorato il palo. Quindi non molte occasioni, però il Catania diciamo, è stato più intenso. Poi peccato che al 21° minuto si è infortunato Sturaro. Non si sa ancora l'entità dell'infortunio, quindi però è chiaro che a centrocampo siamo veramente decimati e che già abbiamo infortunato Di Tacchio che tornerà a gennaio, si dice. Abbiamo infortunato De Rossi che ancora secondo me ne avrà per un po' e ora si infortuna anche Sturaro perché secondo me non sarà un infortunio di poco conto. Io purtroppo ho brutte sensazioni su Sturaro che era il giocatore che ti recuperava la palla, che portava avanti la squadra e ora abbiamo un'altra perdita importante al suo posto poi. È entrato Perna, ma diciamo non è che abbiamo la coperta molto corta a centrocampo, quindi questo purtroppo è un dato di fatto. Quindi il primo tempo diciamo siamo venuti così, poi nel secondo tempo il Cerignola ad attaccare di più, ha provato qualche tiro dalla distanza. L'unica occasione che ha avuto il Catania nel secondo tempo è stato sul calcio d'angolo, il colpo di testa di Gennaro e poi un altro calcio d'angolo che è arrivato dopo un po', dove il portiere del Cerignola era praticamente sbanacciato per allontanarlo. Cerignola ha avuto più occasioni, però diciamo, ha avuto un tiro dalla distanza e un altro intervento dove Adamonis ha fatto una bella parata, ne ha fatta poi un'altra dopo un minuto e mezzo da un calcio d'angolo loro, diciamo dei tiri insidiosi, dove però è stato bravo appunto il lituano. E poi diciamo non è successo altro, cioè ci poteva stare nel secondo tempo un rigore forse per il Cerignola, che per fortuna nostra non è stato dato, poi intorno al 65esimo c'è stato un problema di comunicazione tra Adamonis e un difensore, non mi ricordo se era Di Gennaro o qualcun altro, dove goffamente stavano regalando palla a Cerignola e per fortuna però un altro difensore è intervenuto ad allontanare il pallone. Quindi si è rischiato una situazione veramente pericolosa dove appunto la squadra dovrà lavorare molto. Nel secondo tempo poi sono entrati i vari inglese. È entrato al 46esimo, è entrato Celli all'inizio del secondo tempo che è stato reintegrato in rosa per sostituire l'infortunio di Di Tacchio, sostituire Di Tacchio che è infortunato e quindi è stato reintegrato in rosa momentaneamente. Quindi è chiaro che comunque c'è intanto tanto da lavorare. Filippo D'Andrea ha giocato punta per la prima volta, veniva dopo un lungo infortunio, quindi non era al top della condizione come inglese per giocare titolare, però. Non avendo molte scelte in avanti, siamo stati obbligati insomma a scegliere lui. Poi ha fatto rifiatare comunque Toscano, ha fatto rifiatare Luperini, ha tenuto sempre in panchina Carpani. Quindi insomma ha cercato di alternare qualcuno. Poi è entrato anche Guglielmotti nel secondo tempo che aveva un problema la scorsa partita. Oggi, ieri è entrato nel secondo tempo ma non si è visto praticamente granché. È chiaro che comunque questo pareggio, vabbè che il Cerignola è una squadra in salute che fino a qualche giornata fa era prima in classifica, però questi sono dei punti persi se per una squadra che vuole ambire ai piani altissimi della classifica. È chiaro che ora il Benevento ha l'occasione di allungare se dovesse vincere oggi, quindi non è che sia tanto una bella cosa. Perché io dopo la sconfitta di Giuliano pensavo ora abbiamo in casa Cerignola e Monopoli, facciamo 6 punti, invece no. Se ci va bene ne faremo 4 perché già abbiamo fatto 1, se vinciamo poi domenica sera col Monopoli saranno altri 3, quindi 4. Quindi. È una situazione assolutamente difficile. Abbiamo tanti infortunati a centrocampo, speriamo di recuperarli presto, anche se Di Tacchio ne ha proprio un po' De Rosa e speriamo che si rimetta presto invece. Mi sembra avere un problema meno grave.
E su Raro speriamo bene, perché se no siamo veramente con la coperta corta, ragazzi. Qui, diciamo, siamo molto sfortunati anche, perché anche i giocatori che, come De Rossi, appunto di Tacchio, che l'anno scorso hanno giocato l'intero campionato senza infortunarsi, sono entrambi arrivati a Catania e guarda caso si infortunano già poco dopo le prime giornate. Quindi, insomma, non è che siamo proprio anche fortunati da questo punto di vista atletico, diciamo. È chiaro che comunque ieri si è ritrovato comunque come buona cosa un po' di solidità difensiva. Comunque Anastasio come terzetto non ha fatto male. Bravo e bene anche Castellini, bene Di Gennaro, bene Adamonis quando è stato chiamato in causa. Quindi su questo dobbiamo migliorare, diciamo, secondo me, negli ultimi metri per cercare di segnare, perché l'ha detto anche Toscano dopo la partita. C'è veramente molto molto lavoro da fare ancora. Va bene che siamo le prime giornate, però già insomma le squadre, quelle che hanno una certa continuità, cominciano già ad allungare in classifica, quindi sarebbe bene magari già dalla partita col Monopoli di domenica sera di cercare di ritrovare la vittoria che ci manca praticamente dalla partita con la Juve Next Gen. Quindi secondo me è un pareggio che sorride più a loro che a noi. Ce la portiamo a casa a questo punto e facciamo tesoro degli errori che sono stati fatti. Quindi io, diciamo, su questa partita non ho molto altro da dire. Se volete commentare, commentate, mi dite qualcosa, qualche vostro parere sulla situazione della squadra o sulla partita. Iscrivetevi al canale se volete vedere i miei post partita. Mettete mi piace al video se vi è piaciuto e ci vediamo come sempre dopo la prossima partita. Ciao!